Oh, che bravo che sono! L'analista, nutrizionista e questo per Milly. Pronto? Buongiorno, zia Ginevra. Carissimo anche a te, famiglia. Come? Quando mi sposo? Scusami, zia, ti devo salutare. Mi sono appena ricordato che non ho voglia di parlarti. No, i gruppi di famiglia, no. La pizza. Ah, quanto ne devo? Ma quando ti sposi? Il giudizio. La morte. Lo scapolo. Mio Dio. Ma chi ti ha mandato? Non lo voglio sapere. Magari vi starete chiedendo se per porre fine a questo attentato alle mie capacità di sopportazione non basti rispondere alla domanda. Ad esempio fare come il mio pro-pro-pro-zio Anthony, irresponsabile mannaro, di giorno troppo impegnato per pensare alle nozze, di notte... No, impegnato anche di notte. Ho la mia bis, vabbè avete capito, è Louise, emancipata, indomita, e provare a spiegare che non è da un uomo che dipende la vostra felicità. A parte se quell'uomo è un emiro, e in quel caso gli darei tutta la felicità che mi chiede. Oppure c'è il metodo del qui presente Simon, il celibe impenitente. E dire semplicemente che non è vostra intenzione sposarvi. Che spreco. E infine c'è l'approccio della mia prozia Daphne, per chi invece il matrimonio lo sogna davvero. Chiedete che vi venga concesso un po' di tempo per trovare il vero amore. Dolce innocente Daphne, perché non faccio come loro? Perché non funziona. 200 anni oggi come allora i parenti ti perseguitano, chiedendo continuamente aggiornamenti sulla tua già miserabile vita sentimentale. Per questo, la soluzione rimane sempre solo una: continuare a scappare. Dal 1813, anche quest'anno, ci si sposa il prossimo.